insieme, la gioia quando ci possiamo incontrare, soprattutto quando ci possiamo incontrare per rendere lode al Signore, per offrire il culto a Dio. Voglio subito dare i saluti della Chiesa di Isola. Ieri sera abbiamo avuto il culto e gli ho detto che sarei stato qui questa sera e gli ho detto che avrei portato i loro saluti, chiedendogli anche di pregare il Signore per questa evangelizzazione, perché siamo certi che il Signore sa sempre come raggiungere il cuore, al di là di quello che noi diciamo, di quello che noi facciamo. Dio ha dei piani, dei disegni straordinari, e solo un giorno capiremo, comprenderemo pienamente come il Signore ha operato, perché il Signore ha raggiunto i cuori. Senza nulla aggiungere, vorrei invitarvi subito a leggere con me pochi versi della parola di Dio, come li troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 15, leggeremo dal verso 21, una storia bella, particolare, ma che ci dice come Gesù è sempre pronto ad aiutare, a soccorrere, ad operare in favore di quelli che lo cercano. Ripeto, Vangelo di Matteo, capitolo 15, verso 21, mi permetto di dire a nostri amici che eventualmente ci ascoltano che se non posseggono una copia della parola di Dio, chiedetecela, perché ve la regaleremo noi, così potrete leggerla e meditare anche voi la parola del Signore. Vangelo di Matteo 15, verso 21. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola, e i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Fin qui la parola del Signore. Stamattina presto questo brano della Bibbia, tutta la notte mi è tornato in mente, prima si pregava che il Signore sa come parlare ai cuori, che stasera sicuramente parlerà al cuore di qualcuno. Io ne sono certo, perché fin da stanotte, ripeto, ho sentito il cuore due parole che ho sottolineato nella mia Bibbia, due semplici parole quasi banali, potremmo dire, due parole che però nascondono dietro tutto un dramma di una casa, di una famiglia. Infatti, in questa breve storia che abbiamo letto, riportata solo da due Vangeli su quattro, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Marco, si parla di questa donna cananea, sirofenice, era una pagana, una persona che non apparteneva al popolo di Israele, e Gesù si trova, potremmo dire, quasi per caso nella sua città, in questo paesino, in questo villaggio sconosciuto. Tanti si affliggono pensando di essere soli, di essere pochi, di essere, pensate a questa donna, la sola in questa città, in questo paese, che ha fede in questo personaggio che è venuto nella sua città, questo Gesù, questo sconosciuto. È una storia, dicevo, ricca di tanti insegnamenti. Infatti, chi non ricorda con attenzione questa espressione: grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi, o ancora più volte abbiamo potuto considerare questa preghiera di questa donna e l'attesa fiduciosa in un Gesù che risponde,
la salvezza in questa casa, come si diceva poc'anzi, le risposte che il Signore concede a questa donna in maniera diretta, chiara, forse anche scomoda per certi aspetti, ma una risposta che la porterà a realizzare la benedizione di Dio. Ma io vi ripeto, due paroline sono balzate nel mio cuore. L'espressione del verso 27, quando si dice che Gesù venne, una donna di quei luoghi venne fuori dalla sua situazione, venne fuori nel villaggio, venne fuori nella città dove si trovava. Il coraggio di venire allo scoperto, il coraggio di uscire fuori dalla propria condizione, il coraggio di venire fuori dai problemi che si stanno vivendo, il coraggio di andare a Gesù, il coraggio, potremmo dire, di uscire da quel guscio di protezione che istintivamente tutti noi ci facciamo, e perdonate se sono schietto, chiaro, sia definiti credenti e non credenti. Spesso e volentieri ci facciamo un guscio attorno, un'immagine di noi di perbenismo, un'immagine di noi dove tutto va bene, dove tutto funziona. E probabilmente in questo villaggio dove Gesù si era recato, in questo piccolo paese nei territori di Tiro e di Sidone, probabilmente tutti hanno pensato: non ho bisogno di Gesù, non ho bisogno di questo personaggio. Tutti hanno pensato di trovarsi a posto, di non aver bisogno di andare a vedere, di conoscere questo personaggio, questo Gesù che era andato nella loro città. È un po' come avviene nell'Apocalisse, nella chiesa di Laodicea, dove Gesù stesso fa una diagnosi impietosa di queste persone che dicevano: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E Gesù invece dice: guarda che proprio tu sei povero, misero, cieco, nudo, tu hai bisogno. E io quello che vorrei dire questa sera è che tutti abbiamo bisogno di correre a Gesù. Non c'è uomo sulla terra, non c'è donna sulla terra che non abbia bisogno del Signore. Anche gli abitanti di San Vito sullo Ionio, tutti abbiamo bisogno di correre ai piedi del Signore. Molti, dicevo, si nascondono dietro quel perbenismo: non ho bisogno. Infatti sembra quasi che Gesù attraversi la città. Se volete, poi potete leggere e comparare il testo di Matteo con quello di Marco, perché così si completa, e scoprirete che Gesù passa per questi villaggi, per questi territori di Tiro e di Sidone, e man mano che cammina questa donna esce allo scoperto, si mette a gridare dietro a Gesù, lo segue fin quando Gesù entra in una casa e questa donna entra anche nella casa e lì continua a gridare: Signore, aiutami, Signore, ho bisogno. Venne fuori l'unica che ebbe il coraggio di essere onesta con se stessa, l'unica che ebbe il coraggio di essere onesta davanti al Signore. Aveva un dramma, aveva un bisogno a casa e non poteva starsene in silenzio. Molte persone, forse anche in questa sera, forse anche alcuni definiti credenti, danno un'immagine di sé di persone per bene, dove tutto funziona, dove tutto fila liscio, dove tutto appare nella normalità. Mi pare assurdo che Gesù attraversi questi villaggi e nessuno lo incontra, quando Gesù si era recato proprio in questi villaggi dove era poco conosciuto rispetto ai territori della Galilea, dove la gente lo affollava, si accalcava per vederlo, ma qui non c'era nessuno interessato alla persona di Gesù. Tutti pensavano: sto bene, non ho difficoltà. In realtà questa donna ci fa vedere un quadro della sua situazione personale e familiare che è diversa. Infatti questa donna venne fuori. Da che cosa venne fuori? Venne fuori innanzitutto dalla sua società,
si distingue fra gli altri perché è onesta davanti a Dio a dire: io ho un problema a casa, ho un dramma nella mia famiglia, ho un problema che nessuno nella società ha potuto risolvere, ho bisogno che tu, Gesù, venga e intervenga nella mia vita. Venne fuori dalla sua difficoltà familiare. La Bibbia è molto precisa nei dettagli dei racconti. Spesso e volentieri troviamo delle donne vedove che vanno da Gesù, e la Bibbia lo specifica sempre: una vedova. In questo caso non c'è una vedova, in questo caso c'è una donna che andò da Gesù. Perché viene definita una donna, non una vedova? Perché evidentemente aveva un marito a casa, perché evidentemente aveva una famiglia come tutti gli altri, normale. Perché non c'è suo marito con lei? Perché non è andato suo marito, visto che Gesù era un uomo e visto che Gesù era accompagnato dai discepoli che la maggior parte erano uomini? Perché una donna e non un uomo? Perché evidentemente quest'uomo si vergognava, o evidentemente quest'uomo non riteneva la soluzione giusta in Gesù, o evidentemente era qualcosa di umiliante per un uomo della società esporsi e dire che lui aveva dei problemi a casa. E lasciatemi guardare oltre allora in questo testo: probabilmente anche tra i due coniugi le cose non andavano molto bene. E quante famiglie oggi vivono il disagio di una crisi coniugale, eppure all'esterno danno un'immagine di perbenismo, fuori tutti sorrisi, tutto bello, postiamo la foto sui social, tutto va bene, poi a casa c'è la guerra. Perché non è andato nessuno insieme con questa donna, le amiche, gli amici? Sarebbe stato opportuno che si facesse accompagnare da qualcuno, ma no, è sola. A casa ha un dramma, un problema serio. A casa sua regna il male e sua figlia è gravemente tormentata, ma nessuno fa nulla, ma nessuno si occupa di questo suo dramma. E tante volte, lasciatemi dire con molta chiarezza, che molte persone oggi vivono questo dramma, danno una parvenza di perbenismo, ma a casa sono discussioni, litigi, separazioni, crisi coniugali, figli che sono in preda al male, e le cronache dei nostri giornali ce lo dicono ogni giorno. Stiamo vedendo ogni giorno quanti ragazzi vengono stroncati dalla droga, dal malaffare, dalle situazioni terribili, quante crisi coniugali, quanti cosiddetti femminicidi, omicidi, che sono in realtà dei drammi che si consumano all'interno delle mura domestiche, perché nessuno trova il coraggio di venire fuori per chiedere aiuto, di venire fuori per dire: ho bisogno del tuo aiuto, Signore. Un'illusione di benessere, ma che nasconde in realtà il dramma. Stasera l'invito della parola di Dio per tutti quelli che l'ascoltano è: troviamo il coraggio di venire fuori e andare a Gesù, e andare a colui che ci può dare un aiuto, e andare a colui che può risolvere ogni cosa. Non lo so se è dentro la tua casa, se dentro il tuo rapporto con il padre, se nel tuo matrimonio, se nella relazione con i tuoi figli, i tuoi genitori, i tuoi fratelli e le tue sorelle, c'è una crisi. Non startene nascosto, non startene dietro le mura di casa. Vieni fuori, vieni a Gesù, vieni a colui che può dare un aiuto. Il coraggio di venire fuori, il coraggio di chiedere aiuto all'unico che può darci il vero aiuto, all'unico che può risolvere la difficoltà. Spesso e volentieri vogliamo apparire sicuri, vogliamo apparire per bene, vogliamo apparire nel migliore dei modi. In realtà dentro c'è un problema. E mi piace notare che la Bibbia dica con chiarezza che questa donna, dentro la casa di questa donna, dentro la famiglia di questa donna, nella vita di sua figlia, c'era il male
Ecco perché lei chiede aiuto all'unico che può aiutarla. Ma come avviene questo aiuto? Dice il salmista: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto i cieli e la terra. Il nostro aiuto può venire solo da Gesù. Ma quando? Quando noi glielo chiediamo. Egli viene fino a noi. Egli è raggiunto fino al territorio di Tiro e di Sidone, un territorio che non apparteneva, ripeto, alla tribù di Giuda, al popolo di Israele. Ma Gesù va oltre i confini, come questa sera, forse attraverso i social, forse attraverso questa amplificazione, forse attraverso il messaggio della parola di Dio, che riesce a varcare soglie che a volte noi mettiamo ostacoli. La parola di Dio viene a dirti: vieni fuori dalla tua situazione, vieni fuori dal tuo problema. Il Signore ha la soluzione giusta. Quando dicevo, quando noi abbiamo innanzitutto il coraggio di mettere in evidenza il nostro problema, quando abbiamo il coraggio di esporre il nostro problema, quando abbiamo il coraggio di andare davanti a Gesù e dirgli: Signore, io ho un bisogno, io ho un'esigenza, io ho una difficoltà. A volte far finta che tutto vada bene serve a poco se non chiediamo al Signore, se non siamo sinceri davanti a Dio. Il coraggio di dirlo a Gesù senza vergogna. Sì, è vero, se davanti agli uomini non vogliamo dirlo, a Gesù possiamo dirlo. A Gesù possiamo invocarlo. Fin dall'inizio di questa riunione si è detto che Gesù si trova dove viene cercato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, guida la mia presenza, dice il Signore. E Gesù dice: io mi lascerò trovare da chi mi cerca con tutto il cuore, cercatemi e vivrete, dice il Signore. O ancora Gesù stesso ci insegna che ci sono dei luoghi inaspettati dove possiamo trovare la presenza di Dio. È scritto: tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la porta a chiave e lì prega nel segreto tra te e il Padre tuo, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi c'è anche il Signore, il coraggio di venire fuori, di dire davanti al Signore: io ho bisogno, io ho una necessità. Il coraggio di non solo di venire fuori, ma di gridare del proprio dolore. Sembra poco, ripeto, sarò ripetitivo stasera, però voglio essere chiaro: sembra poco un'immagine di perbenismo, un sorriso sulle labbra. E a volte quando ci viene detto: come va, come stai, tutto bene, ma in realtà non è così. In realtà questa donna ha un problema, ha un dramma nella sua casa, e lei lo dice senza mezzi termini. Suo marito si è vergognato ad uscire, suo marito non ha detto nulla, e le sue amiche, i suoi vicini, i suoi parenti, nessuno è uscito con lei. Ma lei va davanti a Gesù e dice: io ho un dramma a casa, mia figlia è gravemente malata, tormentata da un demonio. Senza mezzi termini va davanti a Gesù e gli dice quello che è il suo dramma. È come quando noi abbassiamo la maschera davanti a qualcuno che ci è amico, un intimo familiare. Davanti a tutti abbiamo detto: va bene, siamo coraggiosi, appariamo tutti per bene. Poi davanti a qualcuno con il quale siamo in confidenza abbassiamo tutte le riserve e diciamo: sto male, ho un problema, ho una difficoltà. Così fece questa donna, va davanti a Gesù e dice chiaramente quello che è il suo problema, quello che è il suo dramma, quello che è la sua necessità. È come quel cieco sulla via di Gerico che grida: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E lo sgridano: ma taci, stai zitto, disturbi, non parlare. Lui continua a gridare più forte: ha un problema, non temere di gridare il tuo problema davanti al Signore, di esporre il tuo problema davanti al Signore. Nascondersi serve a poco. Nella Bibbia, nell'Antico Testamento, c'è una storia molto bella. Ai tempi del profeta Eliseo c'è un'altra donna, questa è un'altra donna che ha un dramma, che lei ha
aveva avuto un bambino, questo bambino era stato con il padre nella campagna e a causa di un eccesso di calore, un colpo di sole, si era sentito male, era stato riaccompagnato a casa, ma lì la situazione era peggiorata e questo bambino era morto. E la mamma, dopo averlo visto morto, lo ha adagiato sul letto e subito è corsa verso l'uomo di Dio. E mentre corre, un servo, il servo dell'uomo di Dio, le va incontro e le domanda: come stai? Sta bene tuo marito e tuo figlio? Sta bene? E la Bibbia dice che questa donna rispose: stanno bene. In realtà il figlio gli era morto, il marito non si era accorto del dramma che lei viveva, e questo ci dice anche il tipo di relazione che potevano avere, tanto da non capire che la moglie stava in una crisi profonda di sofferenza. Ma le rispose: stanno bene. Vedete quante volte noi diciamo delle cose perché vogliamo nascondere. Va tutto bene, va tutto bene. Poi è così. L'uomo di Dio si rese conto che c'era qualcosa che non andava. Andò fino a casa sua, pregò per quel bambino, il Signore lo riportò in vita. Allora le cose cominciavano ad andare bene. Questa sera non dire va tutto bene. Questa sera trova il coraggio di venire fuori, non davanti a me perché servirebbe a poco, ma davanti a Gesù. Io ho bisogno, io ho necessità. Il coraggio non solo di gridare il proprio dolore, ma anche di pregare sinceramente. Quante volte abbiamo cercato di dire davanti agli altri poche parole che nascondono in qualche modo la nostra difficoltà. Questa donna invece dice che corse davanti al Signore, gli si gettò davanti e gli disse: Signore, aiutami. Quasi a dire: non ti lascio andare, non voglio perdere l'occasione. Vi dicevo prima, dalla lettura comparata dei due Vangeli che raccontano la storia, sembra che addirittura si infilò a casa dove Gesù entrò. Entrò fino dentro casa a dire: io voglio che tu risolvi il mio problema. La Bibbia dice che il regno di Dio è preso dai violenti, cioè da quelli che se ne appropriano, da quelli che desiderano ardentemente. Non dire: beh, se il Signore vuole mi aiuta. No, Dio vuole aiutarti, ma vuole anche vedere il tuo cuore ben disposto. Deve vedere il tuo cuore desideroso, deve vedere il tuo cuore che grida davanti al Signore: ho bisogno, aiutami Signore, ho necessità. Il coraggio anche di umiliarsi davanti al Signore. Gesù risponde a questa donna: non è bene prendere il pane dei figli per buttare ai cagnolini. Ora, all'epoca i non giudei venivano disprezzati, chiamati cani, e Gesù sta dicendo: ma tu sei un comune di quelle, sei una persona impura, non puoi avere quello che spetta ai figli. E lei riconosce la sua condizione, dice: è vero Signore, eppure anche i cagnolini sotto la tavola dei loro padroni mangiano le briciole che cadono. In altre parole sta dicendo: Signore, è vero, io non mi merito nulla, lo so. È un altro aspetto molto bello: tanti non trovano il coraggio di venire fuori perché si sentono indegni davanti a Dio. E in parte hanno ragione, siamo tutti indegni davanti a Dio. Chi di noi è senza peccato? Non c'è nessun giusto sulla terra, neppure uno. Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però è anche scritto che giustificati per fede abbiamo pace con Dio. E non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi, anche se come questa donna riconosci di aver peccato, non ti senti a posto davanti a Dio, sappi che il Signore non si stanca di perdonare. È come quel padre che accoglie, aspetta e accoglie il figlio prodigo che ha peccato, che ha rinnegato la famiglia, che ha sperperato i beni di suo padre.
Ma quel padre è sempre lì, pronto ad accogliere quel figlio, umiliati davanti a Dio e scoprire che il Signore ti benedirà. E concludo, trovo il coraggio di credere e fidarsi ad una semplice parola che Gesù le disse. Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Quella donna subito afferrò quella parola, tornò a casa e trovò sua figlia guarita. Non ebbe qualcosa lì nell'immediato, non aveva un certificato medico che attestasse la guarigione di sua figlia, non ha potuto portare Gesù fino a casa, ma ha potuto portare una certezza nel cuore, il coraggio della fede, il coraggio di credere a questa meravigliosa parola, scritta sì 2000 anni or sono, ma sempre valida e attuale anche per noi. Se stasera tu credi a quella parola, anche tu puoi tornare a casa e trovare la soluzione che viene dal Signore. Il coraggio di venire fuori, di aggrapparsi per fede alle parole di Gesù, di credere fermamente. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. E per dire Gesù a qualcuno, noi vogliamo credere questa sera. Abbiamo trovato il coraggio un giorno di venire fuori. E se qualcuno questa sera deve trovare ancora una volta questo coraggio, trovalo nella tua vita. Serve a poco dire a tutti: non ho bisogno, sto bene. Sappi che Gesù conosce esattamente la posizione e la condizione del tuo cuore. Sa che tu hai un bisogno nella tua vita, nella tua casa, nel tuo matrimonio, nella tua relazione con i tuoi figli. Hai un bisogno e c'è solo una soluzione. E la soluzione di Gesù è per tutti quelli che gliela chiedono, per tutti quelli che afferrano per fede quel messaggio meraviglioso dell'Evangelo. Se mentre preghiamo sai che il Signore ti sta parlando nel segreto del tuo cuore, non devi venire fuori davanti a me, ripeto, servirebbe a poco, ma nel segreto del tuo cuore, sia in questa stanza sia all'esterno, vieni fuori, digli: Gesù, sono io quella persona che ho bisogno di te, sono io quella persona che dico a tutti che va bene ma dentro sto male, sono io quella persona che sembra che tutto vada liscio ma ho una crisi matrimoniale, ho una difficoltà con la mia famiglia, ho un problema dentro il mio cuore, dentro la mia mente, o sto soffrendo di una depressione, sto soffrendo patologia. Sono io quella persona, Signore, e voglio venire fuori, voglio venire a te, Gesù. Gesù questa sera può dire anche a te: grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Chiamiamo il capo in preghiera un momento. Gloria a te, Gesù. Benedetto sei, Signore. Benedetto sei, Signore.